Finalmente dobbiamo incontrare il cliente, finalmente ci siamo, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare per preparare al meglio il nostro appuntamento. Abbiamo l'appuntamento alle 10, sono le 10 spaccate, noi attendiamo il cliente. Dove lo attendiamo il cliente? Mai davanti al portone, come un tudero che sto là ad aspettare questo povero cliente acquirente che deve arrivare. Evitiamo questa cosa. È meglio, voglio dire, assumere un atteggiamento di coincidenza. Per esempio, è meglio mettersi da una parte, in una posizione dove posso vedere il portone, perché è molto bello arrivare insieme all'acquirente. È molto più efficace che farsi trovare là sotto, perché gli daremo subito la sensazione dell'agente immobiliare, di quello che devo vendere casa e soprattutto che lui è l'unico cliente a cui interessa quell'immobile, che automaticamente gli interesserà poco meno.